conosco Mattia Boschio da ormai 10 e passa anni, quando arrivò per la prima volta con i genitori al Teatro Sistina in camerino. Dice: sono un mago, voglio... mi fece 2000 domande, eccetera eccetera, e dopo l'ho seguito un po' in tutti i suoi, la sua carriera televisiva, eccetera eccetera. È uno dei pochi ragazzi in Italia che si dedica veramente anima e cuore a quest'arte. Ultimamente mi disse che sta creando un festival, Magic Florence, che ogni anno ormai è diventato un appuntamento per tutti i fiorentini, ed è una cosa molto carina, penso, perché l'arte magica spesso relegata ai TV show, quelli dove vanno di moda gli sfigati, e magari vincono anche degli sfigati tremendi che sanno fare una cosa sola e vincono, uno si domanda perché. E quindi avere uno spettacolo con dei veri talenti a Firenze, città che non ha una tradizione enorme proprio di magia come possono essere altre città, devo dire che è un'impresa grandiosa e sostenibilissima. La magia è non è solo una forma d'arte, è una forma di pensiero, è un bisogno dell'essere umano, quindi il bisogno di illusione, il bisogno di essere incantato fa parte nel nostro DNA. Una delle più belle cose, dei bei complimenti che ho avuto nella mia vita è quando un bambino di 5 anni arrivò in camerino e mi disse: ma adesso che è finito lo spettacolo, torni a casa in taxi oppure voli? Impagabile, cioè ho capito che avevo un senso, la mia esistenza sul pianeta aveva un senso, almeno per quel bambino.